tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, 142esima ed ultima puntata stagionale, quella odierna. Buon mercoledì 29 giugno e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, quella che è iniziata, dovrebbe essere la settimana delle prime ufficializzazioni in casa Bari. Intanto lunedì parte ufficialmente la nuova stagione dei biancorossi, ci sarà il raduno. Di questo e tanto altro parleremo in questa puntata di Tanto non capirai, Tanto non capirai light. Bene, partiamo subito, ma prima saluto il compagno di viaggio del mercoledì, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona. Buon pomeriggio Max. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, sempre un piacere. Piacere nostro, e sono contento di avere te in questa ultima puntata stagionale di Tanto non capirai. Allora, prima di passare ai temi caldi in casa Bari, insomma, è doveroso parlare di quanto accaduto ieri. Ieri sera c'è stata la presentazione dell'ultimo libro di Massimiliano Ancona, La bella, il campione, le fiamme, il sepolcro imbiancato, presentazione che si è tenuta presso la biblioteca De Gemmis nel centro storico di Bari, bellissima location, anche se ieri Max ha detto che non gradisce molto questo termine, però vabbè, dai, me lo devi far passare. Io c'ero ovviamente alla questa presentazione, una bella serata, ottimi relatori, tanti bei ricordi, aneddoti tirati in ballo, ottima partecipazione, insomma, io dall'esterno credo che sia andata bene. Sentiamo Max, soddisfatto? Io sono molto soddisfatto, ti ringrazio per questa, come dire, finestra sull'evento di ieri sera. È stata una bellissima serata, credo che nessuno si sia annoiato, e abbiamo ripercorso un anno terribile, che poi è il sottotitolo della mia ultima fatica letteraria, ultima in ordine di tempo perché spero che non sia l'ultima, insomma. Certo. E, peraltro in un luogo bellissimo, come hai sottolineato tu, nel cuore del borgo antico di Bari. E, insomma, sono molto soddisfatto perché abbiamo ripercorso insieme un anno importante, insomma, non solo della storia mondiale, ma soprattutto della storia di Bari, una città che in quell'anno si è presa spesso e volentieri la scena, e non sempre per tempi positivi. Quindi abbiamo ripercorso un pochino quel periodo che in qualche modo è stato, come dire, l'inizio del, perdonami, ma il termine, l'inizio della fine per una città di Bari che proprio in quegli anni cercava di scalare come dire, posti in classifica, e che invece si ritrovò per una serie di eventi sfortunati a perdere un pochino tutti i propri riferimenti. Insomma, io ieri ho parlato anche per esempio del motivo principale dell'evento che mi ha in qualche modo indotto a raccontare quell'anno, diciamo il 1991, che è stata la perdita di un DJ famosissimo a livello mondiale, un DJ barese, DJ Trip al secolo, Cesare Tripodo, che morì in un incidente stradale il 20 ottobre del 1991, cioè una settimana prima che il Teatro Petruzzelli fosse distrutto da un incendio doloso. Quello stesso giorno, 27 ottobre, ci fu la partita Bari-Milan, che il Bari di Klett, come dire, allestito con ben 40 miliardi di lire di spesa dalla famiglia Matarrese, perse in casa con il Milan grazie a un gol di Massaro. Il Milan era quello di Sacchi, certo. Esatto, che probabilmente non disputò la migliore annata. Infatti quell'anno furono le luci di Marsiglia che spensero in qualche modo il sogno della terza Coppa dei Campioni consecutiva del Milan. E però, insomma, come vedete, ci furono una serie di eventi. Abbiamo parlato anche dell'esodo degli albanesi con la motonave Glora. Max, non anticipare troppe cose, sennò poi il libro non lo compra nessuno, quindi non anticipiamo troppe cose. Cioè, questa è un po' una
un'anteprima che ci hai dato. Ricordiamo, allora, il titolo è La Bella e il Campione, Le Fiamme e il Sepolcro Imbiancato. Dove possono trovarlo i tifosi biancorossi e a quale prezzo? Allora, il prezzo è di 15 euro, l'editore è la WIP W Italia Palermo, sì, è un editore barese. Il libro, grazie proprio alle vendite di ieri sera, è andato oggi in ristampa, quindi ancora qualche giorno e tornerà disponibile nelle librerie baresi, però chi vuole può anche acquistarlo sui vari circuiti online, quindi Amazon, Apple, il braccio e così via. Infatti io sono stato fortunato perché mi sono accaparrato l'ultima, se non la penultima copia è rimasta, quindi mi è andata anche bene. Va bene, allora archiviamo questo evento che, ripeto, è stato molto molto bello e carino, organizzato ieri da Massimiliano Ancona presso la biblioteca De Gemmis. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, anche se ormai è superfluo perché ci sono già tanti messaggi che sono giunti. Comunque io vi ripeto il numero per l'ultima volta in questa puntata stagionale, il 393 949 7483, oppure scriveteci sulla chat di Spreaker. Allora, sondaggio odierno, proviamo a giocare un pochino. Vi chiediamo quali e quante operazioni vi aspettate vengano ufficializzate all'apertura ufficiale del calciomercato, quindi dal 1 luglio, o comunque in questa settimana, nei giorni in cui si potrà ufficializzare, quali e quante operazioni vi aspettate? Magari aggiungo una postilla: vi aspettate magari qualche annuncio a sorpresa? Perché qui si sono fatti tanti nomi, tra l'altro è già arrivato il messaggio di Giuseppe con la rendicontazione dei vari nomi affiancati al Bari. Quindi vi aspettate magari un nome a sorpresa, che venga ufficializzato un nome magari che finora non è stato accostato al Bari, e poi ovviamente tra quelli noti quali vi aspettate vengano ufficializzati. Allora, prima di andare da Max, dico brevemente la mia. Insomma, dopo settimane, mesi di voci, indiscrezioni, spesso anche chiacchiere, dovrebbe essere giunto il momento dei fatti. Uso il condizionale perché anche in questo caso certezze non ne abbiamo, però dovrebbe andare così. Sicuramente il tifoso è stanco, io lo sto notando sia sul forum sia sui social, è stanco di leggere tanti nomi accostati al Bari. Vi dicevo di questa lista che viene costantemente aggiornata da parte del radioascoltatore Giuseppe, siamo più oltre gli 80 nomi, e comunque non vedere nulla di concreto, insomma, fa male leggere tanti nomi per mesi e mesi e mesi e poi non vedere nulla di concreto, senza tralasciare come gli stessi nomi accostati al Bari, mi riferisco agli obiettivi, quelli più concreti, non entusiasmano di certo. A tal proposito, l'altro giorno leggevo di vari interessi per Coda, è stato l'attaccante che ho sempre preso come esempio per una B da protagonisti. Ecco, su di lui c'è il Genoa, probabilmente finirà il Genoa, il Venezia, e va bene, ma c'è anche il Modena. E allora mi chiedo, tra l'altro l'ho anche letto oggi, di Pavoletti vicino al Pisa. E quindi quello che mi chiedo, perché noi no? Perché se vuoi fare una vita protagonista, sono questi i calciatori che devi prendere. Perché il Modena, una neopromossa, può puntare, può trattare Coda? Perché il Pisa può trattare Pavoletti e noi no? Beh, la risposta me la sono data da solo, perché evidentemente il Bari dei De Laurentiis non ha le potenzialità economiche per competere con queste società. E mi va bene il Genoa, il Venezia, che hanno il paracadute finanziario, va bene, ma il Modena, il Pisa, beh, perdonatemi, ma io questo non lo posso accettare. Non posso accettare che una neopromossa come noi dalla C possa ambire a Coda, e noi dobbiamo puntare su attaccanti minori, perché quelli che stiamo trattando sono attaccanti minori, lo dice lo score, lo dice la storia, lo dice tutto. Cioè, non possiamo paragonare un Mancini a un Coda, cioè non possiamo paragonare Mancini a Donnarumma, cioè penso che su questo siamo tutti d'accordo. Tra l'altro, attaccanti che, da quello che si legge, aveva anche difficoltà a prendere. Ecco, mi ripeterò, io da De Laurentiis mi aspettavo ben altro, e non certo un budget globale in Serie B di 16 milioni. Attenzione, budget globale, per il mercato verranno riservati 5-6 milioni. Beh, questo è un budget da società medio piccola di Serie B. A molti tifosi questo va bene, molti tifosi fanno finta di niente, molti giornalisti idem. Va bene, facciamo tutte le valutazioni del caso. Però perché succede questo? Lo fanno perché effettivamente vogliono tenere d'occhio i bilanci?
o c'entra in qualche modo la questione multiproprietà e non vado oltre? Perdonatemi, ma credo che questo sia un dubbio quanto mai legittimo. Rispondendo brevemente al sondaggio, credo che insomma, questa settimana dovrebbero essere ufficializzati Dorval, Bosisio e Caprile, che ieri tra l'altro ha svolto le visite mediche, e dovrebbe essere ufficializzato anche il ritorno di Khedira. Come dicevo prima, nulla di entusiasmante, sia chiaro, poi bisognerà vedere anche cosa si andrà a ufficializzare per quanto riguarda gli addii, perché questo è un altro capitolo. Ci sono tanti giocatori che sono tornati dai prestiti, quelli che non sono, non fanno parte del progetto, dico Simeri, Bianco, Scavone, giusto per fare tre nomi. Che fine faranno? Cioè, non si parla più neanche di questi. Cioè, non solo gli acquisti, ma qua ci sono anche tanti giocatori da piazzare, non sappiamo che fine faranno. Quindi questa è la mia. Poi, ovviamente, libero, felicissimo di essere smentito, magari verranno fatti grandi investimenti, anche se il budget più o meno è stato confermato dal presidente. Però io, insomma, da tifoso, quando i De Laurentiis hanno rilevato il Bari nel 2018, mi aspettavo sinceramente molto molto di più, anche perché col Napoli questo di più è stato fatto. Max, scusa se mi sono dilungato, ma visto che noi siamo andati in onda lunedì per un problema tecnico, avevo un bel po' di cose da dire, vai. Ma io invece sarei più cauto, ho più pazienza probabilmente perché il mercato comincerà dopodomani, quindi il 1º luglio, e poi ci saranno 2 mesi in cui sarà possibile parlare di tutto, avere di tutto, cedere di tutto e anche essere smentiti su tutto. Il Bari è ovvio che sia una squadra neopromossa. Se chiedi un mio parere, il Bari i maggiori problemi, lo hai già detto tu, li avrà nel reperire almeno quelle 2 punte indispensabili per affrontare insieme ad Antenucci ed eventualmente a Khedira una Serie B competitiva. Per una Serie B competitiva io intendo una Serie B in cui il Bari si attesti ai margini e sopra la zona playoff, quindi in una forbice tra il 5º e il 10º-12º posto. Detto questo, è ovvio che Coda è il pezzo forte del mercato, insomma, ed è ovvio anche che in questo momento altre società come il Pisa, come il Genoa soprattutto, come il Venezia, hai parlato tu di paracadute, ma anche il Modena, che è una società ambiziosissima, che ha una squadra, ha composto una squadra già per la Serie C molto importante. Non dimentichiamo che il Modena ha vinto la Coppa di C giocando praticamente con le seconde linee e si è dimostrata altrettanto competitiva, magari meno di come lo fosse con le prime, però ha vinto la Coppa che il Bari invece ha disputato quasi sempre con le prime linee e che purtroppo ha perso. Quindi sono società che hanno denaro a disposizione e che evidentemente hanno deciso di reinvestirlo nel mercato. Coda è un sogno proibito, ma va da sé che il budget di 16, 15, 17 milioni globale stabilito, pattuito, messo in piedi dalla società dei De Laurentiis, la maggior parte di quei soldi andranno investiti per accaparrarsi i 2 attaccanti che servono, almeno 2 attaccanti, per rendere questo Bari competitivo e all'altezza della Serie B. Detto questo, i nomi che circolano, ripeto, Mancini e Puskas magari come dire, non solleticano la fantasia dei tifosi, e tra i tifosi mi metto anche io, perché poi oggettivamente Puskas l'abbiamo visto giovanissimo e l'anno scorso comunque a Pisa mi pare si sia disimpegnato abbastanza bene nella seconda Sicuramente metà cresciuto non è del quello che sta a campionato. Bari, sicuramente cresciuto, su questo non si può. Esatto. Detto questo, poi ragazzi, dipende sempre dalle motivazioni con cui un giocatore vive, Max, ma io perché al di là di questo, io il punto. le motivazioni sono fondamentali, ecco. Max, il punto è uno, cioè su questo voglio capire la tua opinione. Tutto quello che hai detto è giusto e condivisibile, io dico questo. Anche tu. Ti faccio la domanda diretta, da tifoso, ti parlo di Massimiliano Ancona, tifoso. Ti aspettavi dai De Laurentiis, nel momento in cui hanno rilevato il Bari nel 2018, ti saresti aspettato un gioco al risparmio in Serie B? Sì o no?
Sei rimasto deluso, sì o no? No, non sono rimasto deluso per il semplice fatto che io mi spiego questa, come dire, queste poche spese, questo budget relativamente basso, soprattutto in tempi di crisi come questo, di crisi globale come questo, con il semplice fatto che probabilmente i De Laurentiis non avevano messo in conto che ci avrebbero messo ben 3 stagioni per abbandonare la Serie C. E questo conta, di cui almeno un paio pesantemente condizionate dalla pandemia che ha colpito il mondo occidentale soprattutto, insomma, oltre alla Cina. Quindi me lo spiego da questo punto di vista, me lo spiego, magari non me lo giustifico, ma me lo spiego in questo modo. Non dimentichiamo anche, noi facciamo sempre riferimento, caro Nicola, all'altra, come dire, società che dipende dalla Filmauro. Sì. Anche il Napoli sta per il momento sul chi vive, sta mandando avanti un mercato molto a risparmio, si parla di cessioni importanti come quelle di Koulibaly e Osimhen, che non sono comunque intoccabili e che serviranno a finanziare un mercato, potrebbero servire a finanziare un mercato in entrata fatto da giovani vogliosi di, come dire, di sfondare, di mettersi in mostra. È ovvio che tutto poi dipenderà anche da quello che ne pensa Spalletti. Sì, 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 ed ma è poi anche ovvio che i due prezzi dei due pezzi pregiati, come Koulibaly e Osimhen, non siano alla portata di tutte le squadre del mondo, insomma, che ne salvo 2 o 3, i due Manchester, il Chelsea, il Paris Saint Germain, forse il Real Madrid, perché il Barcellona tanta liquidità non ne ha. Quindi sono cifre importanti e noi sappiamo che quando De Laurentiis fissa un prezzo, in qualche modo somiglia allo Tito, quando fissa un prezzo è quello e non si scende da quello. E per i due pezzi pregiati del Napoli servirebbero circa 160-150 milioni. Non sono cifre da poco, insomma. Quindi tutto poi dipenderà anche da come si svilupperà il mercato. Se il Bari, ecco, ve lo dico subito, se il Bari riuscisse a centrare, visti i nomi, tra i tanti nomi che sono stati accostati, l'amico Giuseppe ne ha contati circa 80 finora. 80, per, aspetta, ti dico il numero esatto, 83. 83, esatto. Se il Bari dovesse riuscire a centrare Coloruso, Puskas, Mancini, è un altro nome di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, che è Ciano, io sarei sinceramente molto soddisfatto del mercato, perché poi è quello che ti fa la differenza dalla cintola in su, che la squadra secondo me deve essere rinforzata, cioè dalla tre quarti in su. Ma secondo me anche in difesa, Max, i buoni difensori però spendi meno per prendere un Vicari, che comunque è un grandissimo professionista per la Serie B. Vicari in Serie B sarebbe tantissimo, oltre che un innesto importante per la difesa. Mi sono speso la scorsa settimana sulle qualità di Bosisio, di cui ho sentito parlare molto bene anche l'amico Angelo Carbone. Angelo Carboni, ex giocatore del Bari, sì, 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 che lo ha cresciuto proprio nel vivaio del Milan, perché lui appunto è nato a Bari, è cresciuto nel Bari, poi è andato al Milan, dove tra le altre cose ha anche vinto una Coppa dei Campioni. Quindi mi fido, voglio dire, rinforzarsi in difesa non è, è sempre difficile, ma relativamente, cioè, tu dici, i colpi veri e gli investimenti veri vanno fatti in attacco. Sì, sì, su questo sono d'accordo. Ci sono tantissimi messaggi, allora diamo spazio ai radioascoltatori. Daniele dice: ciao Nicola, ciao Max, vista la tracheite invio un messaggio scritto. Va bene, ma anche è meglio, perché sono particolarmente arrabbiato. Coda conteso tra Genoa e Palermo, Mancini che comunque non mi fa impazzire, potrebbe addirittura finire a Frosinone d'Angelozzi. Noi ci accontenteremo di discrete punte per mantenere la categoria. Insomma, secondo me rivedremo la Serie B come quella vista tra gli anni 2001 e 2007. Secondo me l'annuncio a sorpresa sarà Caputo. Ovviamente stai scherzando, perché l'ultimo calciatore che potrebbe arrivare a Bari è proprio Ciccio Caputo, per una serie lunghissima di motivi. Poi Boris: mi aspetto che vengano ufficializzati Bosisio, Dorval, Benedetti, Cangiano, Caprile,
e che dirà. Il budget è quello di una piccola media società di serie B, sicuramente c'entra la questione multiproprietà. Anche io mi aspettavo che si puntasse su nomi importanti per fare un campionato ambizioso. De Laurentiis mi aspettavo una pronta scalata, invece ci dobbiamo accontentare di un campionato mediocre. Di questo nessun tifoso è contento. Poi Pietro, buongiorno Nicola, buon pomeriggio Max. Secondo me Polito ci darà soddisfazioni, non sicuramente per meriti societari, ma per bravura e fiuto professionale. In attacco ci serve una punta importante, quantomeno per fare un campionato decente. Se poi si riuscisse a prendere anche Vicari, Sabelli, Stulak, sarebbe un buon pari. Il mio sogno resta Liam Henderson. Pietro, te lo dissi l'altro giorno in privato. Questi nomi, scordiamoci, Stulak, Henderson, Henderson tra l'altro ha fatto un ottimo campionato in Serie A. Sono giocatori che costano, giocatori che hanno ingaggi e con quella che è la situazione attuale del Bari, no, scordiamoci di questi giocatori qua. Su Sabelli, tra l'altro, più tardi vi darò una piccola notizia. Alex, che ci scrive da Pomezia, dice: non si tratta di crisi economica, ma di scelta societaria. Il Bari meritava un acquisto minimo come la Padula, cioè uno almeno come la Padula. Lo so, lo so, lo so. Il Bari in Serie B. A quello deve puntare, però come ho detto prima, evidentemente non è così. Leggo qualche altro messaggio, poi torno da Max. Allora, quanti messaggi? Madonna mia ragazza, un attimo, non sto capendo niente. Allora, Giuseppe dice: intanto Falcinelli ha quasi raggiunto l'accordo con il Modena, per fortuna che doveva venire a Bari. E io ero tra quelli più convinti, quando si parlava di attaccanti, in virtù di quello che era successo a gennaio, mi aspettavo proprio Falcinelli a Bari. Vabbè. Allora, leggo questo messaggio, poi gli altri li leggo più tardi. Eugenio, temo che gli acquisti saranno pochi all'insegna delle scommesse. Non mi aspetto neanche un colpo grosso a sorpresa. Io non solo sono deluso, ma sono seriamente preoccupato per il campionato che rischia di fare il Bari, perché noi parliamo di metà classifica, ma se non prendiamo 3 o 4 giocatori di Serie B, che secondo me non prenderemo, qua rischiamo l'immediato ritorno in C. E poi sono convinto che De Laurentiis stanno solo pensando alla questione multiproprietà. Max, mi soffermo su questo ultimo messaggio, bello complesso, non certo ricco di positività, però dal mio punto di vista molto realistico. Ah, sì, ma la multiproprietà è una, come dire, è una spada di Damocle, è un nodo che pesa sul Bari fin da quando nel 2018 i De Laurentiis hanno rilevato il club. Ripeto, il budget così basso, io me lo spiego soltanto con 2 anni di troppo in cui il Bari è stato in Serie C e in cui il giocoforza ha dovuto allestire delle squadre. Ecco, non dimentichiamo anche un'altra cosa. Nel primo anno di Serie C, il Bari all'inizio, durante l'estate, allestì una squadra di nomi, di gente che era venuta a Bari con Di contratti figurine. lunghi, onerosi, di figurine. E poi ha fallito l'obiettivo, insomma. Ecco perché per me, che ormai non sono, forse perché ne ho vissute tante, insomma, anche se ho 53 anni, però vengo anch'io, come tutti i tifosi del Bari, almeno una ventina d'anni di delusioni, eccezion fatta per quelle luci dei campionati con Antonio Conte e poi con Ventura, insomma. E quindi mi rendo conto anche della insoddisfazione dei tifosi e la giustifico in quanto tifosi, ma voglio dire, siamo al 29 di giugno, la prima partita ufficiale è poco più di un mese, se non ricordo male. Fine luglio, sì. Diamo tempo alla società di lavorare, ecco. Io non sarei così pessimista perché purtroppo anche quando si parla, è vero, magari in Palermo, in Modena, però non dobbiamo dimenticare che il mercato ormai e le proprietà dei club siano molto molto più facoltose, cioè dietro il Palermo fa parte ormai della galassia, sta per entrare a far parte della galassia del Manchester City, che in questi ultimi anni ha speso milioni di euro senza, come il Paris Saint-Germain, riuscire a centrare l'unico obiettivo che si insegue davvero, cioè la Champions League. Quindi ecco, anche il Modena ha una proprietà importante, anche il Pisa ha una nuova proprietà importante. E sono gruppi di come dire, finanziari che evidentemente
appena entrati sulla scena vogliono mostrare tutta la loro potenza, insomma. Genoa e Venezia, il Genoa ha una storia che il Bari non ha, nonostante il Bari abbia una, secondo me, una grande storia alle spalle, perché 30 campionati di Serie A non sono pochi, però il Genoa è Genoa, il Genoa è il club più antico d'Italia. Certo. Che Genoa sia in full coda con la nuova proprietà che ha e dopo quello che ha speso. Peraltro non dobbiamo dimenticare che Genoa ha tantissimi giocatori in esubero, tantissimi giocatori che dovrà smaltire, se no se li ritroverà in bilancio. Quindi il problema è anche questo, è molto presto adesso. Io non credo che Coda, secondo me andrà a Genoa fino alla fine, sì, ma non credo ci siano state ufficializzazioni, quindi andiamo cauti. Ecco, io mi sono più preoccupato per il lungo silenzio della società, questo mi ha preoccupato, insomma. Detto questo, io non sarei al 29 giugno non sarei così pessimista. Vedremo sicuramente quello che accadrà anche nei prossimi giorni. Intanto c'è una nota vocale, un attimo l'ascoltiamo. Max, un minuto di pazienza, va bene? Certo, vado. Ciao Nicola, ciao Max, ascoltami, io penso che domani, anzi venerdì o sabato, verranno annunciati 5 acquisti, dovrebbero essere quelli già definiti, i vari Dorval, Bosisio, il portiere, forse qualche altro paio che adesso mi sfugge, e forse anche un paio di cessioni, credo. Senti, però devo dirti la verità, io mi aspettavo che ci fosse l'annuncio a sorpresa venerdì, 1 luglio, quindi all'apertura del mercato, di Falcinelli, perché non se ne stava più parlando, il suo nome non veniva accostato ad altre squadre e quindi mi ero illuso che praticamente fosse cosa fatta. Invece pare che stia firmando per il Modena e di questo, devo dirti la verità, sono un po' deluso, perché tra i nomi papabili per il Bari, quelli accostati, quelli più probabili, non c'è nessuno che mi entusiasma. Ora siamo al 1 di luglio, è molto presto, però mi sarei aspettato altro, come fu fatto nella prima stagione di Serie C con gli arrivi di Costa e Antenucci. Mi sarei aspettato il botto già all'avvio del ritiro. Va bene, grazie Giuseppe. Allora, sì, in pratica Giuseppe non nasconde la sua delusione, perché pensava che un acquisto magari a sorpresa, relativamente a sorpresa, potesse essere quello di Falcinelli, però come già detto da un altro ascoltatore, pare stia firmando per il Modena. E qua ci ricolleghiamo a quello che ho detto un po' all'inizio, insomma, se Falcinelli preferisce il Modena al Bari, e non ditemi che non è un obiettivo del Bari, perché sarà cercato a gennaio, mi sembra anche logico pensare che Polito l'abbia cercato ora, e quindi se Falcinelli preferisce il Modena al Bari, insomma, dovremmo farci qualche domanda. Leggo qualche altro messaggio. Vito, stando a quanto trapela da siti vicini al Palermo, la tanta decantata proprietà del Manchester City avrebbe stanziato non più di una decina di milioni per allestire la rosa in Serie B. Ritengo che la differenza maggiormente quest'anno la faranno la competenza e la scaltrezza dei dirigenti che operano sul mercato, e noi da questo punto di vista siamo messi bene. Io, ragazzi, sono d'accordissimo con voi, cioè meglio avere un DS capace con 10.000 lire, parlo ancora in lire, vabbè, con 10 euro nella tasca, piuttosto che avere, non voglio fare nomi, un DS incapace con 100 euro in tasca. Io su questo sono assolutamente d'accordo, però perdonatemi, secondo me l'ideale, comunque c'è anche una via di mezzo, cioè avere un buon DS con delle buone risorse in tasca, credo. Io a questo miro, la via di mezzo. Poi è ovvio che tutti speriamo e siamo convinti delle capacità di Polito. Max, non so se sei d'accordo su questo. Credo che Polito abbia dimostrato nel primo anno di essere praticamente inattaccabile, perché praticamente non ha fallito una scelta. Abbiamo avuto poche delusioni, forse ci aspettavamo qualcosa in più da Galano,
però per il resto non credo che Polito abbia agito male sul mercato, ha allestito una rosa equilibrata che ci ha portato in qualche modo dalla Serie C alla Serie B. Insomma, credo che fosse un risultato, tra virgolette, dovuto dai De Laurenti nei confronti della città, della tifoseria. Ripeto, bisogna avere idee, bisogna avere occhio, bisogna avere anche un po' di fortuna. Ci attendono 2 mesi di mercato durissimi e una stagione molto ma molto lunga, salvita anche dall'incognita del mondiale di calcio, che seppur non fermerà la Serie B e nemmeno la Serie C, di certo in qualche modo la influenzerà per quanto riguarderà per esempio il mercato di gennaio, perché magari qualche giocatore si ritroverà ad aver fatto benissimo un mondiale partendo dalla Serie B italiana e sarà uno dei pezzi pregiati del mercato, ecco. Certo, da questo punto di vista bisogna essere anche molto attenti a allestire una rosa con calciatori che magari non partecipino anche ai mondiali, perché perderli per 2 mesi in un campionato di Serie B potrebbe essere letale, insomma, potrebbe essere devastante per una società. Quindi io ripeto, conosco Pulito da tempo, lui ha lavorato benissimo ad Ascoli in Serie B, quindi mi fido di lui, ecco. Io non dubito che lui stia lavorando e bene per il Bari. Non abbiamo ancora acquisti di nome, attendiamo, aspettiamo, valutiamo. Non dimentichiamo anche che due dei titolari dello scorso campionato, cioè Fucino e Terranova, sono arrivati nell'ultimo giorno di mercato, insomma, praticamente a costo zero. Senza dimenticare che adesso il calciatore che adesso deve paghi qualche milione, magari nella seconda metà di agosto, quando hai già giocato una o due partite di campionato, lo paghi meno della metà. E quindi anche queste strategie vanno valutate. Vanno valutate anche gli scambi. Tu hai parlato di tanti calciatori in esubero, in Bari. Sì. Potrebbero essere messi come negli scambi per ambire ad altri calciatori. Magari Bianco per noi è di troppo, ma in un'altra squadra andrebbe a fare il play titolare. Quindi è presto, ecco, è presto. Io non sono turbato da questa calma piatta, o relativamente piatta, relativa al mercato del Bari. Leggo sinceramente qualche... ne ho viste di peggiori e di ben più devastanti. Se lo dici tu, Max, ci crediamo assolutamente. Allora, poi un altro messaggio di Antonella, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere ieri. Max, l'avrei conosciuta anche tu, era presente ieri alla presentazione del tuo libro. Antonella scrive: noi non trattiamo grandi attaccanti semplicemente perché faremo un campionato di metà classifica o addirittura per non retrocedere. Speriamo che non sia così. Il resto, Nicola, la società ha parlato di obiettivo Serie A nei prossimi 3 anni, quindi nel business plan, nel giro di 3 anni, quindi è ovvio che il progetto triennale va messa dentro anche il nodo, perché è fondamentale quello della multiproprietà. Finora i De Laurentiis hanno perso sia il primo che il secondo grado della giustizia sportiva, attendiamo il collegio di garanzia del CONI e dopo sicuramente adiranno la giustizia ordinaria. Vedremo lì anche che cosa accadrà, ma è ovvio che i De Laurentiis stiano affrontando partite, una partita doppia praticamente, in tribunale e anche sul campo con il Bari, senza dimenticare il Napoli. Sono situazioni complesse, vediamo, insomma, ecco, diamo tempo al tempo. Secondo me la partita è tripla e deve essere tripla, cioè giustamente c'è la partita sul campo, qui l'aspetto sportivo e va bene, siamo d'accordo. C'è il discorso multiproprietà, come dici anche tu, e siamo d'accordissimi, però ci deve essere anche la terza partita da giocare, vale a dire quella di cercare un acquirente per il Bari o per il Napoli, perché non devono fossilizzarsi sul discorso multiproprietà, le due cose devono viaggiare su due binari paralleli e differenti, cioè da un lato va bene, volete portare avanti la battaglia per la multiproprietà perché avete le vostre ragioni, che io non neanche metto in discussione, va benissimo. Però ci deve essere sull'altro binario la volontà, la voglia di cercare una soluzione, perché non possiamo perdere 2 anni
dietro a ricorsi vari, poi i ricorsi non vengono accettati e che facciamo? La fine della Salernitana, che in qualche mese dobbiamo iniziare a trovare un acquirente, quindi mi va bene il ricorso, va bene tutto quello che vogliamo, però si devono dare una mossa anche per cercare una soluzione, un acquirente, che non è, e non è una cosa facile, Max. Caro Nicola, io anche da questo punto di vista, io sarei fiducioso, almeno al momento sono speranzoso e fiducioso. Degli imprenditori navigati, seri, come i De Laurentiis, dubito che non stiano cercando un possibile acquirente per il Bari, sempre ammesso e non concesso che lo abbiano già trovato, che lo abbiano già Speriamo, individuato, che ci speriamo. stiano parlando, ecco, tutte queste cose noi Beh, il mio non era un possiamo auspicio, saperle, il mio era un auspicio, un esatto, invito, certo, poi se lo stanno possiamo facendo, solo beh. presumerle, ecco, possiamo solo Certo, presumerle ed è quello che ci auguriamo ovviamente stiano certo. facendo. Assolutamente. Io ripeto, per quanto riguarda il Bari, io quest'anno non sono speranzoso e fiducioso, ecco, non credo che dovremo lottare per retrocedere. Poi magari non dimentichiamo anche la meravigliosa stagione fallimentare, servì un quid, cioè l'addio dei Matarrese perché città, tifosi e squadra si unissero e ci regalassero quel sogno spezzato, insomma. Quindi con una squadra tutto sommato non di grandissimo livello, fatta con pochi soldi e tante idee. E Certo. qui è importante perché anche un giocatore che al Bari avrebbe fatto molto comodo, probabilmente Moro, di proprietà Sì. del Sassuolo, che mi risulta, ecco, quello sì, essere se non ufficiale, ufficioso al Frosinone. E quella è un'operazione fatta da Angelotti, ex direttore sportivo del Sassuolo, che è andato al Frosinone. Anche il Frosinone ha una proprietà molto solida alle spalle, uno stadio di proprietà. Quindi, voglio dire, è vero, il nome magari è anche il bacino d'utenza, non sono paragonabili, però il Frosinone è una bellissima realtà della Serie B. Certo, ma io ho fatto anche tanti esempi di altre società comunque importanti, cito la Spal, l'Ascoli, cioè, non ci, ma questo lo sappiamo, ci sono società, proprietà importanti. Vado a leggere altri messaggi. Emanuele dice: io non capisco sinceramente le tante aspettative che nutrono tanti tifosi del Bari nella situazione in cui ci troviamo. Sarò io sbagliato, probabilmente. Sì, ma magari molti non hanno ancora capito bene. Qual è la situazione del Bari? Oppure non hanno approfondito. Poi, domanda interessante da parte di Antonio, che dice: scusate, ma se il budget per il mercato è basso, perché non prendere calciatori che sono già del Napoli e girarli a Bari? E lui fa l'esempio di Costa, Foloruccio, che sappiamo è trattato comunque dal Bari, Gaetano, Palmieri, Zerbin. Lui dice sarebbero tutti da mandare gratis. È giusto il tuo ragionamento, Antonio, però bisogna anche capire le ambizioni del giocatore. Cioè Gaetano giocherà in Serie A l'anno prossimo. Stesso discorso per Zerbin, che addirittura ha debuttato in nazionale. Foloruncio, che viene comunque da buoni campionati, ma non è ai livelli di Gaetano e Zerbin, anche lui ha qualche offerta dalla Serie A e sta tentennando. Quindi va bene, però devi anche valutare la volontà del calciatore, che è abbastanza, anzi, è tanto tanto importante in queste situazioni. Andiamo avanti perché siamo quasi addirittura d'arrivo e abbiamo tante cose da dire, però purtroppo non ce la facciamo. Allora vi dico due cosine veloci veloci, due notizie che ho avuto. Allora, per quanto riguarda Vogliacco e Sabelli, si era fatto il nome di questi due negli ultimi tempi. Io, da quello che mi risulta, non arriveranno né Vogliacco né Sabelli per una questione legata agli ingaggi. Quindi, non so, prima qualcuno parlava proprio di Sabelli, non credo che arriverà, così come non arriverà Vogliacco. A Citro non è stato rinnovato il contratto. Ho letto tanti tifosi su orgogliovarese.it che si sono lamentati un po' di questa operazione, questa mancata operazione, e Citro che potrebbe addirittura finire alla Jelbison, squadra neopromossa in Serie C. Peccato, insomma, un calciatore come lui potrebbe assolutamente ambire a piazze diverse. Poi un'altra notiziola che ho saputo nei giorni scorsi: c'è stato un contatto tra Polito e il direttore sportivo dell'Avellino, De Vito. Ecco,
non so l'oggetto della discussione, non so se qualcuno del Bari, qualche calciatore del Bari interessa l'Avellino o viceversa, però c'è stato questo contatto tra Polito e il DS dell'Avellino. Altri messaggi, allora Emanuele scrive, tornando a quello che dicevi tu Max, ricorso al CONI è l'ultimo atto sportivo di interesse per i De Laurentiis, la giustizia sportiva. Questo potrebbe dargli ragione e concedergli la multiproprietà, al contrario dell'ordinario potranno solo quantificare i danni in termini economici e riceverne eventuale indennizzo. Ergo, quello del CONI è la definitiva foglia di fico. Questo dice Emanuele. Va bene, allora io con questo ringrazio Massimiliano Ancona per essere stato con noi. Max, contentissimo di averti avuto in questa ultima puntata, ti faccio ancora i complimenti per quanto organizzato ieri, per l'ultimo, la tua ultima opera che hai realizzato, quindi grazie mille per essere stato con noi. Se vorrai, noi siamo sempre qui, quindi magari ti disturberemo qualche volta anche nella prossima stagione. Grazie a Massimiliano Ancona. Grazie a te Nicola, un saluto a tutti gli ascoltatori, buona estate, buone vacanze e sempre forza Bari. Sempre forza Bari, ciao Max, grazie, ciao. E anche a te perché hai messo su una trasmissione con i fiocchi. Addirittura, troppo buono, va bene, grazie Max, ciao. Ciao. Grazie. E allora, questo Max Ancona, troppo buono con questi... con questi complimenti, allora andiamo avanti. Notizie di mercato ulteriori, vediamo un pochino cosa c'è ancora da dire prima di passare alla rassegna stampa. Vabbè, su Vicari abbiamo detto, c'è la notizia di Puskas, attaccante di proprietà del Reading, club inglese. Io sinceramente non credo molto alla pista Puskas, non lo so, non per il valore del ragazzo che comunque a me piaceva anche, ma un po' per l'onerosità dell'operazione e una serie di motivazioni. Non so, non vedo questa come una pista percorribile. Poi c'è il discorso Ciano, non se ne sta parlando più di Ciano, o meglio se ne parla di meno. Non vorrei che col rientro di Botta magari Polito ha mollato un po' la presa su Ciano, magari vedremo un pochino se ci saranno novità nei prossimi giorni. Da valutare ancora i discorsi Moncini e Foloruncio, che non sembrano proprio vicinissimi, sia Moncini che Foloruncio insomma sono abbastanza lontani. Insomma, al momento le operazioni che verranno ufficializzate sono quelle che ho detto a inizio puntata, quindi vorrà dire Dorval, Bosisio, Caprile e Khedira. Queste dovrebbero essere le prime operazioni che dovrebbero essere ufficializzate a partire dal 1 luglio, poi vedremo se ci saranno sorprese o colpi di scena. Bene, noi siamo in chiusura, non riesco a fare neanche la rassegna stampa. Allora io vi ringrazio veramente tanto per averci seguito in questa stagione, in queste 142 puntate. Abbiamo realizzato 142 puntate solo di Tanto Non Capirai, poi ci sono state anche le puntate di Prendiamoci un Tè Caldo, quindi ringrazio di cuore chi mi ha affiancato in questa stagione, vale a dire Riccardo Resta, Giancarlo De Peppo, Massimiliano Ancona e Antonio Fioretti che ha partecipato a Prendiamoci un Tè Caldo, oltre ovviamente a tutti gli ospiti intervenuti. Ma ovviamente il ringraziamento più grande va a voi, ci avete seguito in tanti, ma soprattutto con tanta tanta partecipazione. Quando dico che questa è la trasmissione dei tifosi, mi baso proprio su questo, cioè questa interazione, questo far partecipare il tifoso, farlo diventare parte fondamentale della trasmissione, per me è un aspetto importantissimo. Ragazzi, che dirvi, vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà. Io ovviamente, per chi mi segue su Facebook, continuerò a scrivere, a dire la mia magari su Facebook, o troverete qualcosina anche sulla pagina Facebook di Radio Biancorossa. Quindi buone vacanze a tutti, noi torniamo insomma in concomitanza con la ripresa del campionato, quindi un mesetto e mezzo di pausa, ma torniamo ovviamente subito. Buona estate, forza Bari e ciao. Tanto non capirai.